Siamo sempre sopra il polo sud, emisfero australe, rotazione oraria. L'aereo stavolta parte dall'equatore e vuole raggiungere il polo sud. Imposta questa velocità di partenza lungo il meridiano, ma a causa della velocità di trascinamento che ha l'aereo verso questa direzione, quindi a destra, cioè verso est, la sua traiettoria non sarà in questa, lungo questa linea, ma sarà inclinata in quest'altra direzione. Come al solito prendete una penna, appoggiatela sul monitor in questa direzione qua e vedrete che l'aereo segue a velocità costante questa traiettoria di moto rettilineo uniforme. Facciamo partire l'animazione virtuale un po' prima, quando l'aereo sta ancora qui. Arriva qua, parte e segue questa direzione inclinata, che vista però dall'interno del sistema rotante, cioè sulla superficie terrestre, in rotazione, appare una curva che piega verso sinistra. Naturalmente l'aereo ha mancato il bersaglio, non è riuscito ad arrivare al polo sud per colpa di questa curva che lo ha deviato verso sinistra rispetto alla direzione iniziale del moto. Infine analizziamo il caso dell'aereo che parte con questa velocità iniziale di decollo per raggiungere questo bersaglio, questo punto rosso, però siccome l'aereo si trova a ruotare su questo parallelo qua, ha anche una velocità di trascinamento lungo il parallelo, perché è trascinato dalla rotazione terrestre. Quindi la sua velocità iniziale di partenza non sarà in questa direzione, diciamo, orizzontale, quindi verso il punto rosso, ma per colpa anche di questa componente aggiuntiva avrà una direzione che lo porterà a seguire una traiettoria rettilinea disposta in questa direzione qua. Modo rettilineo uniforme perché il punto di vista esterno è il punto di vista di una telecamera non rotante posta sopra il polo sud. Come al solito appoggiate la penna sul monitor del computer in questa direzione qua e vedrete che l'aereo segue questa direzione a velocità costante. Facciamo partire l'animazione virtuale da un po' di tempo prima. Quando l'aereo sarà arrivato qui partirà verso il punto rosso. Vediamo. Ecco che la terra ruota, quando l'aereo arriva qua più o meno, eccolo, parte e come detto prima va in linea retta in questa direzione qua. Ha mancato il bersaglio clamorosamente e come sappiamo in realtà la sua traiettoria è descritta sulla superficie terrestre, quindi nel sistema di riferimento rotante non inerziale, è una curva piegata verso sinistra rispetto alla direzione iniziale della velocità del moto.